Salve a tutti e bentrovati a questo quarto ed ultimo appuntamento con Aspettando Ecomondo, il rotocalco di Ricicla TV dedicato alle anticipazioni della 21esima edizione di Ecomondo, la fiera della green economy più importante dell'Europa mediterranea. Mancano soltanto 5 giorni al taglio del nastro dell'evento in programma a Rimini dal 7 al 10 novembre prossimi. In questo numero focus sulla mobilità sostenibile, in particolare sulle possibilità alternative per alimentare trasporto e autotrasporto non solo urbano ma anche ai fini commerciali. Ad Ecomondo si discuterà dunque della partnership tra Ancitel e Liquigas per proporre soluzioni alternative per alimentare con il gas naturali mezzi di servizio pubblico, a partire proprio dai mezzi per l'igiene urbana. Mobilità sostenibile, un tema tanto caro ad Ancitel, va proprio in questa direzione l'accordo con Liquigas di cui parlerete ad Ecomondo? Sì, è una partnership molto importante. Ancitel Energia Ambiente proprio quest'anno compie 10 anni della propria attività e si presenta a Ecomondo con tutta una serie di prodotti e servizi innovativi, tra cui quello appunto che abbiamo pensato, ideato, studiato insieme a Liquigas per proporre soluzioni alternative che vadano proprio nella direzione della sostenibilità urbana. Siamo partiti per questo dalle aziende di igiene urbana perché c'è un impatto significativo anche e soprattutto per quanto riguarda le polveri nella fase della raccolta. E quindi la soluzione attraverso il gas naturale ci sembrava la soluzione migliore. La presentiamo a un convegno, forti anche di evidenze scientifiche, e inizieremo insomma a portare questo prodotto sui territori. Quali sono invece gli altri appuntamenti che Ancitel propone a Ecomondo 2017? Beh, sono molti. Sempre parlando di mobilità, avremo il secondo roadshow su Charging City, il nostro progetto sulla mobilità elettrica. Parleremo di CAM, perché diciamo c'è una necessità di conoscenza da parte degli operatori su quelle che sono le regole per l'affidamento del servizio, che ancora non sono pienamente recepite né dagli operatori né dalle autorità di ambito. C'è un convegno sulle aree non metanizzate, anche su questo è forte la collaborazione con Liquigas. Presenteremo Water Travel, che è il nostro nuovo educational sul mondo dell'acqua. Continueremo con Smart Waste, che quest'anno arriva alla versione 3.0 ancora più precisa, perché nella parte emissioni calcoleremo anche il particolato, le percentuali di particolato, e poi tanto altro ancora. Ma la cosa più importante sarà l'evento del lotto, perché il lotto inviteremo tutti presso il nostro stand per il nostro decennale, e in quell'occasione consegneremo anche la borsa di studio di Ancitel Energia Ambiente per un amministratore locale che ha vinto la selezione per partecipare gratuitamente al primo master di secondo livello sulla circular economy. Dunque GPL e GNL come carburanti alternativi, non solo l'accordo con Ancitel per la mobilità sostenibile ma anche il gas naturale liquido a servizio delle imprese e della rete dei servizi, ed è Liquigas appunto una delle imprese protagoniste di questa edizione di Ecomondo. A voi l'intervista all'ingegnere Massimiliano Naso. Liquigas storicamente da 80 anni distribuisce e commercializza gas liquidi sul territorio, in particolare trasportandolo al destinatario finale che non ha accesso alla rete gas nazionale, quindi tecnicamente diciamo il mercato off-grid. Tra i combustibili, o meglio tra i gas liquidi, il GPL è sicuramente storicamente il nostro prodotto core. Da qualche anno abbiamo integrato il nostro portafoglio con il GNL,
che non è gas di petrolio liquefatto, ma in questo caso è gas naturale liquefatto, quindi fondamentalmente metano, e siamo ormai da qualche anno molto interessati alla sua applicazione non solo nell'ambito della combustione industriale, ma anche come carburante alternativo. Soprattutto seguendo il grande impulso che negli ultimi anni, anche mesi, nel nostro panorama nazionale, il contesto normativo sta dando a questo prodotto, dalla DAFI, che è la direttiva per i combustibili alternativi europea, al decreto 257, che è il recepimento, diciamo, a livello Italia della DAFI, e tutta una serie poi di strategie energetiche che vedono il GNL come carburante alternativo, soprattutto per una mobilità più sostenibile, quindi un carburante nell'ambito del settore dell'autotrazione. Questo applicato poi ad una specifica nicchia di mercato, che è quella dell'igiene urbana, dove grandi flotte quotidianamente di fatto coprono il territorio per svolgere il servizio di raccolta, di trasferimento dei rifiuti solidi, ci ha in qualche modo suggerito di presentare proprio ad Ecomondo una soluzione per la conversione delle flotte dal diesel al GNL, beneficiando evidentemente di una sostenibilità certamente economica, perché il metano costa meno del gasolio, e soprattutto direi anche ambientale, e soprattutto in maniera molto più drastica la riduzione di ossidi di zolfo e di polveri sottili, particolati PM10 2.5, che sono poi le sostanze più nocive per la salute dell'uomo. In questa particolare applicazione che proponiamo, abbiamo ritenuto strategica la partnership con ANCI dell'Energia Ambiente, che rappresenta, dal nostro punto di vista, l'interlocutore migliore nel settore dell'igiene urbana. C'è dunque chi produce carburanti sostenibili alternativi e chi invece sceglie di utilizzarli. E ad Ecomondo 2017 ci sarà anche LC3, prima azienda italiana a rifornire le proprie flotte con metano liquido. Un vero esempio di Made in Italy che ha saputo coniugare crescita, innovazione ed ecosostenibilità. LC3 è stata la prima azienda italiana ad utilizzare veicoli a metano liquido nel proprio parco automezzi. In quali settori lavora LC3 e da dove nasce la scelta per un'azienda come la vostra di sposare in questo senso i temi della sostenibilità? LC3 è un'azienda di trasporto che lavora principalmente sul campo della GDO, quindi trasporto a temperatura controllata, e nel settore trasporto container. È un'azienda che ha una flotta di circa 170 trattori e una forza lavoro pari a 220 unità. La scelta del metano liquido, diciamo che è stata una sfida, partita qualche anno fa, dove insieme a Iveco e poi a Eni, che ha realizzato il primo distributore su Piacenza, ci ha visto da subito protagonisti. LC3 ha 8 filiali in Italia. E sulle 8 filiali, come dicevo prima, svolge sia trasporto a temperatura controllata che trasporto container. Inoltre svolge sia con veicoli diesel che LNG il trasporto estero. Quindi abbiamo, con molti committenti, abbiamo iniziato a fare dei progetti per quanto riguarda il trasporto sostenibile, e uno di questi abbiamo un progetto anche sull'estero, quindi carichiamo la merce per conto del nostro cliente dall'estero e lo riportiamo in Italia, utilizzando sempre veicoli a metano. Quanto sta crescendo l'attenzione intorno a queste materie e la consapevolezza della loro importanza rispetto al passato? Quanto sia importante lo vediamo specialmente in questi giorni, perché viviamo il problema che c'è nelle grandi città di inquinamento dovuto alle polveri sottili. E uno dei vantaggi del metano è proprio quello di azzerare praticamente le polveri sottili, perché rispetto al diesel classico, diciamo, le polveri sottili vengono ridotte di un 95%. Per quanto riguarda Ecomondo, LC3 sarà presente, perché
aderisce alla Fondazione dello Sviluppo Sostenibile, che è quella che poi organizza Ecomondo, gli Stati Generali, e LC3 sarà tra le prime 10 aziende in Italia sul settore della mobilità, di cui non sappiamo ancora l'ordine, diciamo, di arrivo. Comunque la prima sarà premiata addirittura dal Presidente della Repubblica. Per noi è una grande soddisfazione essere arrivato tra i primi 10 in Italia per il progetto che abbiamo fatto appunto sui veicoli a metano liquido, e quindi anche a Ecomondo avremo, insomma, la nostra presenza e la nostra testimonianza a chi fosse interessato. Era questo l'ultimo appuntamento con Aspettando Ecomondo. Tra 5 giorni, dalla prossima settimana, la nostra informazione arriverà puntuale direttamente da Rimini. E allora buona fiera a tutti.